avrete sicuramente riconosciuto questa melodia. Lili Marlène divenne la colonna sonora della Seconda Guerra Mondiale. Le parole sono di Hans Leib e fu musicata intorno al 1938 da Norbert Schulz. Una radio militare tedesca iniziò a trasmetterla nel 1941, ma all'inizio l'effetto fu disastroso perché i militari che ricordavano una Lili lasciata a casa per andare a combattere cantavano con le lacrime agli occhi quella canzone che doveva allietarli e l'esecuzione fu proibita. Ma un'altra radio tedesca più avanti la trasmise e da quel momento fu un successo. Divenne la canzone preferita dei soldati dei due schieramenti che la cantavano nelle loro lingue. Fu tradotta in 48 lingue, compreso l'ebraico, e riuscì a unire centinaia di migliaia di persone che si stavano combattendo accanitamente, dimostrando che con qualsiasi forma di governo, qualunque latitudine o longitudine, l'amore è uguale per tutti.